Bentrovati su PS Prevenzione e Sicurezza. Continuiamo a parlare di edilizia libera e quindi del glossario, ma ricordiamo brevemente cos'è il glossario di edilizia libera. Individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settori aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, in particolare chiedo di fare attenzione anche su quella legata alla sicurezza. Vediamo subito un primo esempio di manutenzione ordinaria. Ho preso il punto numero 12, che riguarda il controsoffitto non strutturale. Cosa significa? Che se dobbiamo realizzare un controsoffitto in cartongesso non strutturale perché abbiamo delle esigenze estetiche particolari per poter eventualmente anche alloggiare faretti, strisce LED o quant'altro, possiamo eseguirlo senza alcun permesso. A differenza invece del controsoffitto strutturali, che invece sono previste in edilizia libera solo riparazioni e rinnovamento. Ovviamente anche per questi controsoffitti è necessario farli eseguire da figure specializzate che ci possano rilasciare dovute certificazioni e quindi certificazioni di conformità. Non possiamo non soffermarci su alcune parole che vengono ben esplicitate dal glossario nei 58 punti, e cioè limitate dimensioni. Non si esprime mai nel dimensionare le opere, perché è utile sottolineare questo aspetto, perché trattandosi di edilizia libera, quindi di lavori eseguibili senza un titolo abilitativo, sarebbe sbagliato pensare che un'attività totalmente libera possa essere riconducibile alla nuova costruzione, e cioè ad interventi che apportano modificazioni permanenti al suo onere edificatorio. Ad esempio, parlando di arredo da giardino, troviamo spesso nominata appunto la limitata dimensioni e non stabilmente infisso al suolo. Quindi agevolmente rimovibile, perché non devono comportare fondazioni o simili che li ancorano in pianta stabile, e soprattutto che non facciano scattare quel limite sottile che c'è tra l'edificato ex novo e un'edilizia libera. Ma vediamo alcuni altri piccoli esempi riguardanti appunto le aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza. Ovviamente aree ludiche senza fini di lucro. Elementi d'arredo che sono pertinenziali agli edifici. Se vogliamo realizzare, per esempio, il punto 44 è un gazebo, ci chiarisce appunto di limite da dimensioni che non devono essere stabilmente infissi al suolo. Quindi è importante non confondere queste parole, quindi stando ben attenti al fatto di non doverlo fissare quindi al suolo, quindi stabilmente con una fondazione. Quindi possiamo installarlo, ripararlo, sostituirlo o rinnovarlo, quindi non fare grandi opere. Ancora con arredo urbano troviamo il pergolato, anche qui ci chiarisce l'aspetto delle limitate dimensioni, e anche qui ci chiarisce ancora una volta il fatto che non devono essere stabilmente infissi al suolo. Come abbiamo visto in una delle immagini precedenti, devono essere semplicemente poggiate o tassellate a pavimento, quindi facilmente rimovibili, perché non devono comunque andare a cambiare l'aspetto dell'edificato. Continuiamo ancora con qualche altro esempio che invece appartiene a delle opere contingenti temporanee, per esempio le opere che si fanno di solito durante le sagre paesane oppure fiere. Possono essere eseguite alcune di queste senza titolo abilitativo. Però abbiamo la necessità di attivare una comunicazione, perché queste opere possono durare 90 giorni, quindi la previa comunicazione dell'avvio dei lavori fa sì che scattano quei 90 giorni oltre la quale non si può poi tenere l'opera montata. Quindi vale tanto per il gazebo, comunque per altre opere presenti appunto per le sagre.
Altro esempio, è lo stand fieristico che appartiene sempre, diciamo, alle opere contingenti alle sagre o alle fiere. Anche in questo caso, previa comunicazione di avvio lavori, entro un termine non superiore ai 90 deve essere smontato il tutto. Bene, io con questo ultimo esempio vi lascio, augurandovi una buona Pasqua e dandovi appuntamento alla prossima settimana. Buon fine settimana.